what's as perfect even mean? Is there even such a thing? Can we switch up all the rules? Buonasera a tutti. Iniziamo con le dirette video iPhone 6 Plus, no touch, non funziona il touch. Abbiamo già provveduto a provare un altro schermo, ma non va. Quindi adesso lo smontiamo, ovviamente. Non si spegne, quindi bisogna andare a togliere la batteria. Togliamo la batteria. O almeno quello che è il pin della batteria. Togliamo le viti, facciamo molta attenzione alla loro posizione. Io uso dei tappetini magnetici per posizionare le viti. Ok, mettiamo questo qui. Togliamo i connettori. Posizioniamo il display da un'altra parte, così non ci dà problemi. Io sono Alessandro, comunque. Il mio punto vendita si chiama Bastor Telefonia, è sito in Cutrofiano, via Vittorio Emanuele numero 3, anzi via Vittorio Emanuele III numero 3. Eseguiamo riparazioni di microelettronica e siamo tra virgolette specializzati sugli iPhone. Ci sono anche i messaggi WhatsApp, facciamo un po' di musica di sottofondo. Allora, prendiamo lo zoccoletto della SIM, prendiamo anche quest'altra. Serve solo la scheda. Questo possiamo anche lasciare, non succede nulla. Togliamo il cavetto dell'antenna. Attenzione, sono molto delicati sti caspita di cavetti. Un connettore, un'altra vitarella. Questo connettore del wifi, posizioniamo la scocca all'altra parte e vediamo qui che hanno fatto un bello scempio, hanno messo del nastro isolante a copertura invece di mettere del Kapton,
serve per isolare, vanno inserito un po' di nastro isolante che non serve una peata. Allora, questa è la scheda madre, o come la chiamano, mainboard. Fatto un po' di casino qui, un po' di casotto. Vediamo un po'. Facciamo una cosa, allora ci mettiamo in primis un po' di stagno su questo componente qui, vediamo se riesco a farvelo vedere. Siamo in tagliolino, sono più comodi. Possiamo entrare dentro con un po' di stagnetto. Ecco. Allora. Ci siamo. Ci mettiamo un po' di flux. Ok, dovrebbe essere andata. Ok. Ok. Quindi io uso sempre pulire al massimo, maniaco della pulizia.
infatti integrato è anche un po' malandato, però a me poco importa, insomma. Allora, prendiamo la basetta. Non ci serve più, la spostiamo dall'altra parte. Sì, la giriamo come segue. In modo tale da poter tranquillamente lavorarci. Vedere sempre al microscopio. Mettiamo un po' di Kapton nella zona dove bisogna andare ad operare per coprire le parti. Si effettuerà il riscaldamento, allora non creare problemi agli altri circuiti attorno. Intanto mettiamoci un po' di flussante. Non troppo, ovviamente. Copriamo la zona che ci serve, che non venga riscaldata. Ok. Copriamo anche il wifi e prendiamo la nostra pinzetta. Lasciamo proprio online per vedere come si toglie. Facciamo un preriscaldo a 180 in modo da non dare piena potenza alla scheda, all'aria, in modo tale che non si surriscaldi. Anche lavoriamo la temperatura adesso di 180 gradi per preriscaldare insomma un po' le saldature e far anzi sciogliere il flussante. Ok, posizioniamo a 320 flusso di aria 65. Aspettiamo che muovere e poi lo togliamo. Visto che è ancora calda,
cioè in temperatura, quindi lo stagno si scioglierà in maniera più rapida. Possiamo abbassare il vento a 50, lasciando sempre 320 come temperatura. Senza sforzare. Siamo quasi. Abbiamo spianate. Adesso vediamo. Possiamo togliere anche i nostri dissipatori, fai da te. Un ponticello che è la causa del male di tutti gli iPhone 6 Plus.
Posizioniamo il filo. Dobbiamo fare il ponticello. Abbiamo messo un po' troppo. No problem. Adesso lo gestiamo. Prendiamo di nuovo il filetto. Adesso sistemiamo il filetto.
Sentiamo un po'. Adesso mi gusta, prima non mi gustava, si è mosso sì, ma non è un problema perché tanto abbiamo fatto già la piegatura, quindi ok, adesso ci mettiamo un po' di solder mask. Asciughiamo sto isopropilico che non se ne vuole andare. Adesso se n'è andato. Adesso lo togliamo. Togliamo quello che non serve. Adesso lo mettiamo ad asciugare. Ok. Thank you.
Recuperiamola. Scheda da matrice, non ne ho più disponibile. Possiamo recuperarla, componenti originali. Seguiamo. Ok, abbiamo pulito.
stencil, iPhone 6, $280, $20, $50. Ok, guarda, ecco le belle comparse tutte quante. Prima che si attacchi sul stencil un po' prima della giustezza della bambina, basta qua, stencil a posto, ripuliamo il tutto. Pelucchi non mancano mai. Vediamo se riusciamo a toglierli. Ma ce l'abbiamo fatta. Mettiamo un po' di flux. Scaldiamo di nuovo 280 in modo da rendere la caldatura perfetta. Togliamo questa, questa qui, ma adesso non vediamo questa, neanche serve, questa mette neanche serve, visto considerarli una massa. Questi pelucchi non finiscono mai.
vedi. Risalviamo l'integrato. Mettiamo molto, poi lo spalmiamo piano piano, vado dalle da. Potrei usare anche un pennellino, ma va bene una pinzetta. Adesso la posizione in basso. Sopra. Okay. Mettiamo quest'altro dissipatore e procediamo alla saldatura 320, sempre 65 vento. Un po' di flux ovviamente, okay. Non molto, sedere. Okay. Si sta sedendo, si è seduto, facciamo un colpettino, ok, è andato. Ok, aspettiamo che si raffreddi. Ok, Captain.
ci serve più. Ok. Ok. Ok, puliamo. Della pulizia. Caduta l'aria. Allora. Adesso attacchiamo la scheda all'high power, connettore 6 plus, eccolo qua, connettore 6 plus. Questo non ci serve più. Attacchiamo il display. Attacchiamo il display. Ah, al posto. Ok. Ok, mettiamo anche quest'altro. Ok, e vediamo se parte. Non è partito. Vediamo se funziona il touch. E il touch funziona. Ok, adesso andrà configurato e la riparazione è stata eseguita. Ringrazio a tutti per aver seguito questo video. Buona serata.